Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con CTS, reinizia la settimana del camionista, quarto episodio della settimana del camionista, appunto. Versione un po' particolare perché è la prima volta che vi porto alla guida di notte perché per questo periodo qui, questa settimana, sarò spostato sul notturno, sempre con il nostro Renault T 480, e dobbiamo andare alla logistica di Kassel, che dista 198 km da qua, e niente, dobbiamo solamente partire adesso. Sono partito da un'azienda alle 8. Sono arrivato da un'azienda alle 8 e pochi chilometri fa mi sono fermato qui a questo distributore qui dove ho cenato. Là dietro c'è un piccolo ristorantino. E tipo un autogrill, c'è anche il bar. Ho mangiato un panino, ristorantino, sì, un bar, ho mangiato un panino e, per cena. Ho bevuto un caffè per tenermi sveglio durante la notte, così per dire. Ho fatto la pausa qua in questo parcheggio del distributore, nel frattempo ho fatto anche un po' il pieno. Adesso possiamo partire. Sono le ore 22, 45 minuti di pausa fatti. Adesso sì, partiamo. Non arriva nessuno da sinistra né da destra, quindi possiamo fare la nostra manovra per metterci in pista. Per tutta la settimana sarò sul notturno, quindi si dovrà dormire sull'autobus, scusate. Si dovrà dormire sul camion. E per questo motivo non è uscito oggi il video della carriera del Superbike. E siccome sono stato anche fuori dal lavoro, ma comunque sempre presente nell'azienda, in questo periodo l'azienda sarebbe andata in ferie. Le ferie le avrebbe fatte, però siccome non ho lavorato per 4 mesi sul camion e ho ripreso solo pochi giorni fa, una settimana, due fa, ho deciso di tenere aperto, però tutti i dipendenti potevano farsi le ferie. Quindi, in poche parole, ci sono solo io in servizio. L'azienda comunque è aperta, solamente che è chiusa di giorno e apre solo la sera per questa settimana. Poi settimana prossima si ritornerà ad aprirla di giorno perché il notturno non lo farò più,
perché arriverà qualche collega a fare questo servizio qui notturno. Siccome si è preso 2 settimane, la settimana del 7 e 2 settimane dopo, ovvero quella del 14, settimana prossima, quando inizierà la settimana prossima, ritornerà dalle ferie. Mentre molti dipendenti sono andati in ferie proprio oggi e hanno qua l'autobus ha voluto mettersi proprio qua davanti, non mi fa vedere la strada. E hanno iniziato appunto le ferie proprio oggi, il 14, e quindi le finiranno il 28. Quindi il 28 ritorneranno loro. Devo solo capire qua perché. Si sono messi tutti qui nei piedi. Allora, sì, c'è un po' di spazio. È per non tagliare tutto sul marciapiede e controllare in ghiera che c'è. Va presa larga, il bilico deve prendere larga le curve, non può mica prenderle strette come una macchina. Questa potrebbe essere una bella foto da copertina. Incastrato in un incrocio, potrebbe essere il titolo di questo video. Nel notturno. Vediamo se andando leggermente indietro, poi si potrà riuscire a fare bene la curva senza andare a picchiare contro le macchine. Quello che non volevo. È successo, ho dovuto per forza tagliare sul marciapiede, però non ci passa nessuno, non c'è nessuno in giro, quindi va bene, però è quello che non volevo fare. Km, poi abbiamo l'unico scarico che dobbiamo fare. Il turno è iniziato alle 8, quindi alle 8 dovevo arrivare all'azienda che mi doveva caricare questo semirimorchio centinato, e quindi dopo aver scaricato qua torniamo direttamente alla base per poi rincontrarci di nuovo mercoledì, perché il 15, cioè domani, è festa, quindi non usciranno video di qualsiasi genere sul mio canale, e poi l'azienda terrà chiuso anche di notte, quindi una settimana che dura 4 giorni. E la giornata di mercoledì prevedo che sarà molto impegnativa. Perché l'azienda di mercoledì chiederà anche, già lo so, la merce della giornata di domani, che siccome domani siamo chiusi, perché è il 15, se fosse stata una giornata no, con un normale, quindi senza un giorno festivo in mezzo, probabilmente non avrei da caricare molta roba per mercoledì, perché si livella, si equilibra tutto con la giornata di domani, se fosse un giorno
come tutti gli altri. Siccome è un giorno di festa, il 15, quello del 15 e quello del 16 ci avrò tutti, tutto il 16. Comunque sono le ore 23 e 40. E dopo sto carico che dobbiamo portare proprio in questa azienda qui, scarichiamo e ce ne andiamo a casa. Ah, per questo che non vanno avanti, perché c'è una macchina che si è parcheggiata contromano al semaforo. Perfetto. Non arriva nessuno dietro, quindi tanto si è messo a piovere. Vado un attimo indietro e cerco di uscire in questo modo, perché sennò non andiamo più avanti. Bisogna farlo capire alla gente che è imbranata, dai. Ma io dico parcheggiarsi davanti a un semaforo in contromano. Cioè, è proprio un genio. Come direbbe qualcuno, un fenomeno. Ovviamente a Kassel, alla logistica che c'è a Kassel, ci sono i muri molto stretti per l'ingresso della logistica e quindi bisogna stare molto attenti. Adesso facciamo manovra, sganciamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Consegniamo quello che dobbiamo consegnare di documenti all'ufficio dell'azienda, che è l'ingresso della porta che è nascosta dietro il container, e poi ce ne possiamo andare a casa. Tanto già che ci sono, vado ad aprire le porte, così non le devo fare dopo. Porte aperte, adesso procediamo. Sganciamo e consegniamo quello che dobbiamo consegnare all'ufficio e poi andiamo.
A posto, anche i documenti li abbiamo consegnati, abbiamo sganciato, possiamo andare. Quindi, intanto mi parcheggio un attimo qua prima di andare. Bene, questo video è finito. Noi ci vediamo mercoledì con un prossimo video della settimana del camionista, sempre notturna. Saremo sempre su Renault, ormai anche per la settimana del camionista e anche per i vari video di CTS abbiamo il nostro Renault, ormai il nostro fisso. Quindi, se siete arrivati a questo punto del video, ci possiamo salutare qui. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace per supportare CTS. Commentate per dire la vostra nei commenti e condividete il video a chi volete. Se vi è piaciuto e volete farlo vedere a chi volete, lo potete fare. E ultimo, ma non per ordine di importanza, iscrivetevi e attivate la campanellina, così i video che usciranno in futuro non ve li potrete perdere. E se vi iscrivete, insieme possiamo raggiungere il nuovo obiettivo che sono i 300 iscritti. Non vi costa niente perché iscriversi ad un canale è gratis, non dovete pagare niente. Mi aiutate a supportare il canale, la serie che porto, eccetera, eccetera, eccetera. E grazie, vi ripeto, l'ho scritto nei post qualche giorno fa, grazie perché insieme siamo riusciti a raggiungere 250 iscritti, che questi 250 iscritti sono molto fondamentali per far crescere appunto il canale, anche di visualizzazioni da chi non è iscritto, e per rendermi un po' più popolare. Non chiedo di essere famoso, eccetera, eccetera, eccetera. Però un'iscrizione è sempre un'iscrizione. Quindi niente. Dai, ci vediamo mercoledì con un nuovo video di CTS e niente. Un saluto e alle prossime volte.